non guardare in faccia a nessuno, l'abbiamo fatto. Qui abbiamo un'indagine che riguarda decine di episodi di corruzione, tentativi di concussione, abusi di potere. Come nasce l'indagine? Nasce in seguito a una serie di esposti che poi sono stati supportati da denunce di vari imprenditori, i quali dicevano cosa? Dicevano che un funzionario di Giulianova, che aveva il coniuge che aveva un'impresa di costruzione, se tu volevi avere i lavori e quindi le autorizzazioni per quel tipo di lavoro, dovevi appunto pagare delle somme di denaro o comunque utilizzare il coniuge che faceva appunto imprese di costruzione. E quindi le intercettazioni telefoniche molto articolate e prolungate nel tempo hanno completamente confermato questo assunto, cioè hanno dimostrato che gli imprenditori che volevano avere delle autorizzazioni di concessione da questo funzionario di Giulianova dovevano rivolgersi all'impresa di costruzione del coniuge, perché in questo modo le avrebbero ottenute. E quindi abbiamo numerose richieste anche di utilità, di proventi in cambio di questa sua attività. E quindi l'impresa si avvantaggiava della presenza del coniuge, e quindi se avevano delle tornaconto di utilità avrebbero il coniuge emesso questi provvedimenti di concessione.